Ciao a tutti, sono Nick Piras, direttore moda di GQ. Eccomi per una nuova puntata di GQ Telefono Casa. Dopo Barù alle 18 con Ilaria Chiavacci, eccoci qua invece per fare una bella chiacchierata con Sonia Peronaci. Aspettiamo che arrivi, cerco di vedere se si collega. Allora, Sonia, se ci sei, batti un colpo. Allora, momento topico come al solito, vediamo se. Eccola qua! Ecco, aspettiamo di collegarci con lei. Intanto saluto tutti quelli che stanno. Eccola! Ciao! Ciao! Come Ciao stai? ciao! Bene, molto bene, tu? Bene, grazie, tutto bene. Ho fatto anche una biciclettata oggi, per Ma cui c'ho da dire. oggi a Milano c'è il delirio in giro, eh. Infatti Sara sarà arrabbiatissimo, immagino. Però vabbè, dai, una bellissima giornata, insomma, la gente ha bisogno Andata. anche di quello. Sì. Ovviamente mantenendo tutte le, come si chiama, tutte le, i suggerimenti che il governo ci ha dato, per cui le Sì. distanze sociali, La mascherine, mascherina, guanti, certo. eccetera, però siamo riusciti a fare una bella pedalata, c'era un sole meraviglioso, per cui insomma la natura aiuta. Sì, poi ci vuole ogni tanto il Ci sole vuole. per le persone è essenziale. Sì, invece tu come stai trascorrendo la quarantena? Come sta andando? Beh, allora, personalmente io ho continuato a lavorare sui miei contenuti perché, vabbè, io avevo, sai, la parte divisa in eventi che è bloccata come per tutti, però Certo. avendo il sito soniaperonaci.it ho continuato a produrre contenuti che poi erano anche quelli che tenevano compagnia alle persone a casa, perché in realtà noi blogger, food blogger, abbiamo fatto una grande compagnia a tutti quelli che comunque erano a casa e si sono cimentati, come tu ben sai, nei lievitati. Esatto, ma infatti questo è un po' il tuo momento, perché c'è tutta Italia ai fornelli, per cui insomma è un momento d'oro per te. Beh, in generale per chi tratta di food, sì, perché comunque devo dire che c'è stata una bella riscoperta anche di tante persone che non sapevano fare determinate cose, avendo del tempo, dovendo stare a casa, si sono appunto buttati tutti sulla cucina e come ti dicevo, i lievitati hanno avuto un grande successo perché generalmente sono quelle cose che o hai tempo o non le fai mai, no? Certo. Quindi non tanto difficili perché puoi fare una focaccia, una pizza, un pane, non ci vuole tanta abilità, però insomma devi avere tempo e quindi è stato il momento in cui sono diventati italiani popolo di panificatori. Noi compresi, solo che non si trovava il lievito, per cui insomma ci siamo dovuti un po' arrangiare. Questo era un C'è po' un problema. stato Eh un sì. piccolo, diciamo, qualche giorno in cui non si trovava più il lievito di birra, in realtà si trovava il lievito fresco però, Sì. almeno quello. E vabbè, però dai, insomma, è passata velocemente questo gap e poi la gente è ritornata a fare grandi preparazioni. Infatti, i grandi assenti sono stati il lievito di birra, le mascherine e i tamponi. Per cui, vabbè, comunque, E le farine, speriamo. anche le farine mancavano. Anche le farine, è vero, hai ragione, anche le Le farine. mascherine è un bel problema perché ancora adesso non è facile trovarle, insomma. Mi dicono che questo problema è stato più nelle grandi città che non fuori, perché chi abita, diciamo, in paesini, in posti un po' più meno concentrati di persone riescono a trovarle. Noi abbiamo un po' più di problema, però vabbè. Senti, ma allora, parliamo un po' di te. Allora, intanto su Wikipedia ti definiscono come cuoca, scrittrice, presentatrice e blogger italiana, chiaramente. Però tu, anziché food blogger, preferisci imprenditrice digitale. Posso chiederti perché? Ma perché in realtà io non ho mai avuto un blog. Io sono nata subito con Giallo Zafferano nel Esatto. 2006 perché volevo avere un sito di cucina. Io all'epoca prendevo come benchmark, come riferimento Martha Stewart, no? In America, quindi guardavo lei e dicevo cavolo che bello, ha un sito meraviglioso. Non ho capito come fa a far cucinare gli americani che non sono proprio dei Beh, chiaramente il dell'America. riferimento è Martha Stewart in cucina, perché è finita anche in galera, per cui insomma, limitiamoci a quello. Beh, Ecco. mi manca questa esperienza, magari potrebbe essere il Vabbè, boost per. alzo le mani. No, comunque io guardavo lei, quindi anche perché era insomma il sito un po' più di riferimento per tutti in quel momento e quindi volevo che Giallo Zafferano diventasse in Italia come Martha Stewart in America e ci sono riuscita insomma. Poi da lì nel 2006 l'ho fondata insieme a Francesco che è il mio compagno e nel 2015 poi me ne sono andata e ho fondato soniaperonaci.it che è appunto il mio attuale sito.
Tra l'altro, voi siete stati in quel caso lì, siete stati in qualche modo dei precursori, perché comunque nel raccontare il food attraverso prima le foto e poi i video. Con Quindi tutte le questo. difficoltà del caso, eh? Eh sì, Quando anche sei un perché immagino che, come dire, adesso è molto più facile ragionare in quei termini con le aziende. Immagino che ai tempi invece fosse più complicato perché erano dei mezzi che in qualche modo, di cui le aziende in qualche modo non si fidassero, no? No, ma soprattutto nel 2006 ti ricordo che non esistevano ancora gli smartphone e i Certo. tablet, non tutti avevano un computer in casa, quindi era veramente un momento, insomma, in cui, vabbè, a noi piaceva internet, eravamo appassionati io e Francesco di internet e di cucina, quindi abbiamo voluto mecciare le due cose, però sapevamo che comunque ci sarebbero stati anni di investimenti. In realtà noi abbiamo cominciato a vedere i primi soldi dalle aziende verso il 2008-2009. E poi da lì, con l'avvento di Facebook in Italia, col fatto appunto che nel 2008 sono arrivati anche i primi smartphone, poi i tablet, tutto è cominciato, insomma, a diventare un po' più serio, perché prima le aziende non credevano molto nel web, non sapevano cosa farsene, non erano Certo. pronte ancora, non sapevano proprio utilizzare il mezzo. E invece, insomma, adesso è diventato assolutamente uno dei primi Indispensabile, eh sì. Che indispensabili. Ormai la tua vita è tutta sullo smartphone. poi tra le altre cose, scusami, una mia curiosità, tu sei figlia di ristoratori, no? Sì. Però tu in qualche modo non hai voluto sapere di aprire un ristorante. Posso chiederti perché e che cosa, che come l'hanno presa i tuoi? No, vabbè, allora io non volevo avere un ristorante perché i miei non li vedevo mai, giustamente. Quando io andavo a scuola, loro magari erano a casa, poi io tornavo, loro non c'erano più, alla sera era la stessa cosa, quindi o andavo io al ristorante oppure non ci si vedeva mai. E quindi in prospettiva ho detto, se io dovessi avere una famiglia non vorrei fargli passare quello che ho passato io. E quindi il locale assolutamente no. Poi in realtà adesso le mie figlie sono grandi, la più piccola ha 22 anni e quindi ci siamo un po' imbarcati nella Factory, che in realtà non è un ristorante, è comunque uno spazio eventi, è abbastanza similare, non hai orari e comunque noi prepariamo appunto il catering per tutte le aziende che vengono. E devo dire che non mi dispiace fondamentalmente, perché comunque ci sono nata, ci sono cresciuta, in mezzo ai locali, ai ristoranti, la cucina per me è sempre stata fondamentale, mia nonna ci ha cresciuti e cucinava dalla mattina alla sera, quindi noi la seguivamo, io e mio fratello. E quindi devo dire che anche mio fratello, che nonostante faccia altro nella vita, è molto molto bravo a cucinare, probabilmente perché vedendole hai l'esempio sotto mano ogni giorno, poi alla fine ti viene un po' da cucinare, quindi questo è stato sicuramente importante. Ma infatti volevo chiederti proprio questo, volevo chiederti intanto, secondo te qual è stato il momento in cui il food in qualche modo ha conquistato un posto di primo piano assieme, se vuoi, alla moda, al design, perché poi addirittura prevaricando gli altri, perché in qualche modo se vuoi i negozi sono vuoti, invece i ristoranti sono pieni. Quindi volevo chiederti in che momento secondo te c'è stato questo sdoganamento per cui il food è diventato un qualcosa di super, una sorta di tendenza. È dovuto un po' alla tecnologia digitale questo, secondo te? Sicuramente tantissimo anche a quello, ma anche alla televisione. Se tu pensi a tutti i programmi di cucina, da MasterChef a tutti gli altri similari, che comunque non fanno solo intrattenimento, ma fanno anche cultura, no? Quindi la gente ha imparato, per esempio, a capire, quelli appassionati ovviamente, quali sono le preparazioni, le ricette principali delle varie regioni. Sai, prima magari tu stesso, stando in Lombardia, non conoscevi neanche le più famose di ricette lombarde, mentre adesso hai veramente una curiosità, col cellulare, col computer o in televisione, comunque riesci in qualche modo a imparare oppure a toglierti appunto la curiosità nell'immediato. Una volta noi, quando non avevamo il cellulare, che facevamo? O c'era un amico che ci sapeva qualcosa, o Certo. un'enciclopedia, non c'erano molti mezzi. Quindi No. o ti affidavi a qualcuno che sapeva, un'enciclopedia, e se tu pensi che le enciclopedie, una volta quando uscivano, erano già vecchie, no? Perché magari ci volevano mesi per stamparle, per redigerle. Pensa solo alla geografia, come magari cambiava, e uscivo l'enciclopedia e già era vecchia, Beh, quindi. devo dire che però tu con Giallo Zafferano mi hai aiutato tantissime volte, ho fatto tante belle figure, per cui lo devo a te, nel senso che ti appoggiavo lì e seguivo quello che facevi paro paro, chiaramente con dei risultati molto diversi, però insomma, No, tendiamo allora. un velo, lasciamo stare. Guarda, la bellezza di Giallo Zafferano è stata proprio la curiosità appunto di mia di voler mettere su tante ricette anche
regionali, no? Per farle magari anche scoprire, però anche proprio la facilità di utilizzo, partendo veramente innanzitutto con tanti video e tante immagini, la gente capisce molto, molto velocemente quello che sta andando a fare. Nel vedere ancora meglio, perché quando tu vedi un video comunque già hai visto qualcuno che l'ha già fatto. E poi il fatto appunto che questa cosa abbia preso piede, ci siano state poi tante blogger che abbiano in qualche modo arricchito, no? Ancora di più questa cosa ha fatto sì che la cucina comunque diventasse un po' appannaggio di tutti, perché prima era un po' difficile, prima se ti volevi fare il web o avevi anche lì dei giornali, dei libri, ma non era detto che venissero sempre le ricette, perché spesso e volentieri non era così. Invece adesso veramente, se non sei sicuro di uno, vai a vederne 100 altre, alla fine una quadra la trovi. No, devo dire che comunque al pari del calcio il food, soprattutto in questo periodo, è qualcosa che ci tiene in qualche modo compagnia. Ti confesso che, ad esempio, per quanto riguarda me, io molto spesso faccio, come credo gran parte degli italiani in questo periodo, delle videochiamate con mia mamma che piazzo lì sul piano di lavoro della cucina e mi segue paro paro in tutto quello che faccio a livello di sui fornelli, insomma. Per cui è una cosa che in qualche modo anche a livello affettivo devo dire che mi ha aiutato tanto e mi ha anche spinto a fare delle grandi riflessioni su questa cosa Sì, qua. assolutamente, non solo, devo dirti che in questa tragedia, no, che sta succedendo, devo dire che il fatto che si siano molto ingegnati tutti quanti nel diventare molto più bravi a vendere, a comunicare, a fare qualsiasi cosa tramite cellulare o tramite internet è una cosa molto importante, perché prima magari una persona cercava, ti dico, il corso di panificazione, però io non posso andare, non so, in Friuli a farlo. Non c'era mai la possibilità di avere un corso, no, pagandolo, avendo magari un professore che ti insegnasse a distanza. Invece adesso, di necessità virtù, ovviamente tanti stanno sviluppando questa parte, no? Ma io penso a una banalità che poi non è banale, io sentivo dire qualche giorno fa che ci sono anche tanti psicologi che gratuitamente stanno Sì, aiutando tante è vero. persone, e Sì. questa è una cosa molto molto importante, perché spesso e volentieri il fatto di non potersi muovere, cioè, è una cosa che è un deterrente. Mentre se tu hai la possibilità comunque nella tua intimità di poter fare un corso, di poter parlare con uno psicologo, di poter vedere tua mamma, di poter, cioè qualsiasi cosa, veramente tutto diventa anche molto più semplice. Quindi il pensare di poter fare, di poter sviluppare tante attività via web, secondo me è una cosa molto molto importante, che potrà essere molto utile anche in futuro, in tempi normali, diciamo. Infatti poi questo discorso è un po' legato al mondo della tecnologia, avevo un'altra domanda che però ti farò dopo. Adesso volevo chiederti se ci parlavi un po' di come nel corso degli anni la tua esperienza sui fornelli è in qualche modo è maturata, per cui fino ad arrivare ai giorni nostri con la Sonia Factory e i social brunch ai quali io ho avuto spesso la fortuna di partecipare. Ci racconti un po', come dire, come è nata tutta questa, come dire, nuova Sonia Peronaci? Sì, beh, allora, uscita da Giallo, considera che in Giallo Zafferano noi facevamo contenuti, quindi Certo. era una redazione, eravamo in 30 quando me ne sono andata, e eravamo un po' divisi in settori, no? Quindi c'era la redazione, una cucina, due cucine, quella dove io facevo i video, quella dove si preparavano invece le varie ricette, poi avevamo tutti praticamente i videomaker, i fotografi, insomma era distribuito così. Però si facevano solo fotoricette e videoricette. All'epoca era quello un po' il business. Io invece volevo comunque, dopo insomma, quasi 10 anni, anche un attimino fare cose diverse. Però, siccome da lì a poco tutto il gruppo di cui faceva parte Giallo Zafferano è stato venduto a Mondadori, c'era un po' di fermo, no? Quindi le proposte nuove non erano così, insomma, accettate, perché probabilmente c'era già questa mentalità di vendere. Quindi io, quando me ne sono andata da Giallo Zafferano, cosa ho fatto? Tutto quello che non sono riuscita a fare lì dentro, insomma. Quindi volevo un posto dove non solo fare fotoricette, videoricette, che ancora faccio su soniaperonaci.it, ma volevo anche incontrare la gente. Quindi ho lavorato per un anno a casa, perché cercavo un posto che mi piacesse. Credo che dove vai a lavorare deve essere un po' come casa, no? Quando tu cerchi casa, quando entri ti senti il cuore battere e dici sì, questa è mia. Almeno per me è così. E quindi ho trovato dopo un anno questo posto, che mi è piaciuto subito, Infatti, un posto molto bello.
E poi da qui abbiamo creato tutti gli spazi, quindi la scuola di cucina. In realtà, tu come sai, abbiamo due cucine messe proprio agli antipodi, e tutte e due ci servono quando facciamo, per esempio, dei team building, quando facciamo degli eventi, sia per far lavorare le persone, ma anche sia banalmente per appoggiare il cibo. E quindi da lì in realtà gli eventi sono nati un po' per caso, ti devo dire, perché essendo bello lo spazio, avendo noi organizzato qualche evento per già i nostri clienti, il passaparola, le persone che erano state invitate, poi hanno cominciato a chiedere: possiamo venire anche noi? Possiamo farlo anche noi? E così, piano piano, ma del tutto in modo naturale, siamo arrivati a lavorare tantissimo con gli eventi, tanto che è diventato un business parallelo all'attività dei contenuti del sito. Ovviamente adesso siamo tutti fermi, però devo dire che la cosa bella è stata che non l'abbiamo cercato, ma in realtà è nato un po' da solo, proprio perché è piaciuto, insomma, come eravamo, quello che facevamo, il posto, eccetera, eccetera. E poi, vabbè, io in Giallo Zafferano in realtà avevo già fatto dei libri, tre libri, poi avevo già fatto televisione, e quando sono venuta via da Giallo Zafferano ho fatto un nuovo libro, però questa volta in solitaria, perché prima ero sempre ovviamente in abbinamento con Giallo, no? Quindi ho fatto un libro da sola, tra l'altro adesso sto lavorando al secondo libro in solitaria, dico io, e poi altri due programmi televisivi. Poi mi sono un po' fermata con la televisione, un po' per scelta mia, perché puoi fare tutto, non puoi, e soprattutto, sai, quando hai molto da fare, scegli di fare le cose che ti piacciono. Che secondo me è anche giusto, nel senso, è quello che poi alla fine ti rappresenta. Il saper dire di no a volte, secondo me, è molto meglio che dire sempre di sì, dal mio punto di vista. E quindi, avendo fatto tante cose, ho preferito seguire magari più gli eventi, più i contenuti e niente, insomma, è per quello. Quindi diciamo che ho provato un po' di tutto. Però devo dire che, insomma, c'è sempre tanto lavoro, e la cosa bella soprattutto è creare nuovi format, appunto come il social brunch, che è diventato un momento bellissimo anche soltanto di ritrovo delle persone, no? Poi al di là che noi abbiamo degli sponsor, ci sono agenzie, aziende, e la cosa collaterale che è successa al social brunch, che è nato per questo, poi in realtà è diventato una rete, perché chi arrivava, food blogger, eccetera, 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 poi diventavano magari anche collaboratori delle aziende che c'erano, magari delle mie aziende. Quindi questa è una cosa molto bella, perché effettivamente ci sono blogger bravissimi che magari stanno dall'altra parte d'Italia, che non hanno mai modo di farsi notare o di poter parlare con delle aziende, e veramente sono stupendi, no? Quindi a me è piaciuta molto questa cosa, perché effettivamente quando riesci in qualche modo a fare e a far fare anche agli altri è sempre una bella soddisfazione. Senti, ma io che ho partecipato a tanti dei tuoi social brunch, quindi intanto approfitto e ti ringrazio ancora una volta per gli inviti che mi hai mandato, quindi grazie mille. La cosa che mi ha sempre incuriosito è che è una sorta di spaccato, che chi partecipa rappresenta una sorta di spaccato sociale, no? Per cui ogni tanto mi metto lì in un angolino e Osservi. sto ad osservare. Chiaramente. Come dire, approfitto di tutta di tutto il ben di Dio che c'è in tutto il tuo spazio e poi sto lì a osservare, eccetera. Mi dici per favore una cosa che non ti piace della formula social brunch? A volte la confusione che si crea, perché poi in realtà cerchiamo sempre di invitare meno gente, però poi tante persone magari vengono accompagnate, perché non so, arrivano dalla Sardegna piuttosto che dalla Sicilia, e poi magari qualcuno, qualche amico arriva a sorpresa così, e quindi c'è sempre, a volte c'è troppa calca. E quindi, però è anche vero che alla fine è forse anche un po' la bellezza di questa cosa, no? Perché comunque la cosa bella che noti è che sono tutti veramente talmente felici di incontrarsi, soprattutto di vedere quelle persone che arrivano veramente da fuori, che sono un po' tagliate fuori, no? E quindi, sai, quella lì è un po' un'arma a doppio taglio, no? La confusione, però nello stesso tempo la bellezza di averli tutti lì, insomma. E infatti è una cosa che manca molto, proprio il ritrovo, no? Il vedersi, ovviamente in questo momento ancora di più, ma proprio per questo motivo, insomma. Senti, un secondo, volevo chiederti, ma un'altra mia curiosità è a proposito appunto, dei social brunch, del fatto che molto spesso voi emettiate i fornelli e in qualche modo ci regaliate l'opportunità di imparare delle cose, ma qual è l'errore madornale che facciamo di solito noi comuni mortali ai fornelli?
Beh, allora, Quindi ce ne sono tanti. dipende sempre dal grado di preparazione che una persona ha. Un errore comune per cui spesso mi chiamano e mi chiedono: ma perché non mi è venuto, ho seguito la tua ricetta e non pesare le uova sbusciate? È una banalità. Però io, per esempio, nelle mie ricette uso uova medie, perché più o meno l'uovo medio ha 30 grammi di albume e 20 di tuorlo, no? Quindi uso sempre quelle, così è un po' uno standard. È anche vero che però se tante persone non fanno caso a queste cose, comprano magari quelle piccole o quelle large, quelle grandi, su molte uova, per esempio se fai, non so, i bignè, mi viene da dire, c'è molto liquido in più o molto liquido in meno, capito? Magari su sei uova, immaginati. Quindi questo è un errore, perché la gente è un po' riluttante a usare la tecnologia, le attrezzature in cucina, no? Diciamo che le attrezzature ce le ha chi è appassionato e chi cucina spesso, oppure anche quello che non cucina tanto spesso, però vuole avere tutto. Però a volte mi stupisco di come tante persone che cucinano spesso invece sono riluttanti, non so, banalmente a comprare il termometro. Un termometro che ti serve per migliaia di cose in cucina, ma anche per i fritti, perché la gente mette sull'olio, accende, lascia lì e poi butta dentro la roba e non si cura di capire se l'olio è troppo, diciamo, basso di temperatura, è troppo alto, e quello causa diciamo, delle rovine assurde in cucina. A parte che se tu poi fai andare l'olio troppo in alto, sai che brucia tutto, è anche pericoloso per la salute. Quindi ecco, la riluttanza a volte è veramente a prendere questo termometro che costa 10 euro poi alla fine e a tenere lì, che ti serve non solo per la pasticceria molto di più, ma anche per cose stupide, no? In cucina così, tipo appunto al controllare la frittura, banalmente. Allora, guardi, guarda, parli con uno che ha una mamma che fa tutto, come dice lei, ad occhio. Lei non ti sa dare una dose, niente, Ma un perché tua grammo, mamma è due, brava, nulla. perché tua mamma ha l'occhio e quindi a lei non serve, diciamo, anche mia Siamo nonna, così, è è capito? Chi è? gentile. Sì, ma i pasticceri ad occhio capiscono quanti gradi è lo zucchero in cottura, cosa che, cioè, voglio dire, ma nemmeno io, capito, riuscirei a capire. Però loro che lo fanno di mestiere, già solo a vedere com'è lo zucchero ti sanno dire a quanti gradi è. Per noi comuni mortali, invece, avere qualche piccolo attrezzo. Infatti, per esempio, io uso tantissimo la planetaria, ma perché ovviamente lavorando, facendo 5-6 ricette al giorno, immaginati se dovessi stare lì con lo sbattitore elettrico, avrei i polpacci, avrei i muscoli come. E quindi per me è una comodità, perché mentre faccio fare a lei, io faccio qualcos'altro, mi peso gli ingredienti. Però vedo che tanta gente ha molta difficoltà. Ma se non ho la planetaria, certo, è ovvio che non è che tutti hanno la planetaria, perché effettivamente la planetaria deve averla chi effettivamente in cucina si dà da fare. Però tante persone magari vogliono fare cose complesse e non hanno poi l'attrezzatura necessaria, capito? Ma come faccio se diventa difficile? Devi essere bravo, devi avere occhio. Senti, ma un'altra mia curiosità, perché hai nominato i pasticceri poco fa, ma insomma, in generale volevo chiederti una cosa: il mondo della cucina, secondo te, dal tuo punto di vista, è maschilista? E beh, ancora un po' sì, secondo me, nel senso, se parliamo di locali, ristoranti, soprattutto quelli stellati, si sta aprendo un po' di più, però è sempre vero che è un mondo prettamente maschilista. Sì. Adesso ti ripeto, non so le nuove generazioni, forse le nuove generazioni spero che siano un Come? po' più aperte, però sì, sicuramente il mondo della cucina è sempre stato molto degli uomini, nonostante a casa cucinino le donne. Certo, ma sì, questo è significativo, eh? Eh sì. Significativo. Senti, ma una domanda apparentemente sciocca: quanto è importante la qualità dei cibi in cucina? Beh, fondamentale. Io dico sempre, ma è una cosa che non è che dico io, la da tutti, che è meglio mangiarne di meno, ma mangiarlo buono, qualsiasi cosa sia, anche perché effettivamente la bontà dell'ingrediente fa la differenza, ma poi quando hai un ingrediente buono, banalmente non ci devi aggiungere tanto altro, perché già quello parla da solo. E io sono per la cucina ovviamente più semplice possibile, con meno orpelli possibili, e infatti quando vado all'estero vedo sempre che magari ci sono ristoratori che hanno degli ingredienti ottimi, ma che poi mischiano talmente tante cose che non si capisce neanche più cosa stanno andando a fare. E questo secondo me è un po' la pecca di chi cucina all'estero e non in Italia, no? Perché noi in Italia abbiamo la fortuna anche di avere tantissimi ingredienti da nord a sud, con tutte le varie temperature, no? Dal freddo al caldissimo. Quindi veramente quello che abbiamo noi non ce l'ha nessun altro paese. Quindi siamo abituati a mangiare bene e ad avere sempre tutte le cose buone, no? Tu immaginati un pomodoro, noi adesso con le serre è quasi buono tutto l'anno.
E all'estero è un po' difficile trovare, diciamo, tutto quello che abbiamo noi sempre con questa qualità. Quindi sì, sicuramente l'ingrediente è fondamentale. Invece un'altra cosa che volevo chiederti è, tra tutti i programmi dedicati al mondo del food, eccetera, qual è quello che ti piace di più e quello che invece ti fa cambiare canale? Allora, paradossalmente mi piace molto Quattro Ristoranti Davvero? Posso chiederti perché? perché è molto divertente e poi vedi veramente un po' come la psicologia, no? Del ristoratore, da come accoglie a come tiene la cucina, a come tiene la sala. Cioè riesci veramente, poi è bello perché vai in tutta Italia, no? E quindi non solo ti fa conoscere il territorio, ma ti fa anche conoscere un po' la mentalità. Per esempio, ho visto in alcune regioni che erano cattivissimi l'uno Ma con sono degli l'altro, stronzi, esatto, e invece in sì. altri che erano molto solidali. Per esempio, se tu guardi la puntata su Venezia, Devo dire che io ho le visto. donne, accidenti, delle volte sono micidiali, E poi alla fine essere così non serve a niente, perché poi in realtà quello che parla è quello che sei tu, il tuo locale, come cucini, come tieni, diciamo. Però, sai, questa è una cosa un po' molto italiana, secondo me, di beccarsi anche in queste cose. Però mi piace molto perché lo trovo molto veritiero poi alla fine. Cioè, vedi? effettivamente, vedi un po' la cucina, vedi un po', a volte vedi quei ristoranti che sono rimasti negli anni 70 ancora con i menù, Eh sì, a volte certo. vedi quelli invece che fanno delle preparazioni bellissime. Spesso i giovani, ho visto. Quello mi diverte, sai perché? Perché è sempre E diverso. poi è democratico, no? Sì, e invece non amo particolarmente i programmi di cucina, non li amo particolarmente, cioè non mi attraggono, mentre quello mi piace molto, devo dire. E poi mi piaceva tanto anche Chef Rubio, che adesso fa altro, però lui quando faceva Unti e Bisunti era formidabile, quello mi piaceva molto, anche perché lui, nonostante tutto, si prendeva molto in giro. Ed è una cosa che mi piace perché l'italiano si prende troppo sul serio, noi siamo troppo vanitosi, troppo pieni di noi, no? Pensando che siamo gli unici, i più bravi. E invece lui, comunque, che era molto bravo, molto simpatico, si prendeva sempre in giro poi alla fine, no? Quindi Vero. sempre per quello. Vero. Senti, ma tu concordi con me, saper cucinare è un po' come avere un cucciolo di Labrador, cioè se devi conquistare qualcuno, il grosso del lavoro è fatto. Intanto ti chiederei appunto se sei d'accordo con me, seconda cosa, se Francesco l'hai conquistato in questa maniera qua. Allora, in parte sì, ti devo dire, tra l'altro con un piatto altoatesino, perché tu sai che io ho la mamma Davvero? Sì. altoatesina e papà calabrese, e quindi mi ricordo di avergli preparato questi spezzol, che poi sono uno dei miei cavalli di battaglia, perché sono quegli Ah, gnocchetti piccolini sì, li che si conosco preparano in bene. 5 minuti e che in Alto Adige sono molto famosi, e lui non li conosceva. Però poi in realtà lui è bravissimo a cucinare, nel senso, forse ha meno tecnica di me, però lui è molto bravo, per esempio, nei primi, la pasta e vongole che fa Francesco, le mie figlie dicono che io non sono in grado minimamente di replicarla. Quindi lui è molto bravo a fare da mangiare, non tutto ovviamente, però quando ci si mette è uno di quelli che apre il frigo e quello che trova riesce a comunque a metterlo insieme bene, a fare un buon piatto. E quindi sì, insomma, diciamo che io un po' l'ho conquistato col cibo, però anche lui, insomma, quando io per esempio ho da fare, si mette i fornelli ed è molto bravo. Ok, senti, l'hashtag foodporn su Instagram, a parte che volevo chiederti qual è il tuo rapporto con Instagram e i tuoi followers, però insomma l'hashtag foodporn su Instagram significa un po' cibo libidinoso. Ok, qual è nel tuo caso, secondo te, per quanto riguarda te, il piatto, il cibo più libidinoso? Sì. In Ciorca. Ma allora, il termine food porn per noi che facciamo questo mestiere è presentare un piatto in modo che sbavi quando lo vedi, no? E quindi, per esempio, quando fai video e fai, non so, mi viene in mente una mozzarella in qualsiasi cosa fili, deve comunque vedersi, perché è quello che ti fa venire l'acquolina in bocca. Non so, mi viene in mente quando tu mantichi un piatto di pasta ipercremoso, lì la gente ha già le papille gustative così, no? Quindi, secondo me, vuol dire quello e diciamo che è una cosa che noi abbiamo imparato un po' a gestire, perché facendo foto tutti i giorni, per esempio, tanti piatti sono veramente difficili come si dice, da fotografare, soprattutto quando fai, non lo so, mi viene in mente della carne minuta. Mi ricordo che una volta in Giallo Zafferano, tanto tempo fa, abbiamo fatto l'agnello cacio e ova, che è un mischione di uova cioè sembrava, non ti dico che cosa, vederlo. Sì, E lì devi essere bravo a renderlo chiaro, immagino. appetibile, no? E quindi
diventa, diciamo, per noi diventa un gran lavoro. Infatti, adesso devo dire che guardando, per esempio, il web, no? Tutte le food blogger, è veramente aumentata in modo assurdo la qualità delle foto, di come si presenta il cibo. Io mi ricordo che agli inizi, io ho sempre amato Pinterest, no? Quindi ci sono sempre andata da quando è esistito. E mi ricordo che all'inizio l'Italia era terrificante con le fotografie, invece in America, per esempio, erano già molto più avanti, no? Facendo delle foto molto più belle. Invece adesso devo dire che anche l'Italia ha Si delle difende bene. foto molto food porniane. Qui, assolutamente, quindi è molto importante. E quindi qual è il tuo piatto più food porn? Allora, il mio piatto. Allora, paradossalmente. Intanto qualcuno diceva che i piatti cremosi sono quelli più difficili da fotografare. Sì, anche Concordo, perché sì. devi essere. Noi, per esempio, abbiamo il set, quindi prepariamo tutto quello. Mettiamo un piatto lì che deve essere quello che poi sarà pieno della pietanza. Prepariamo tutto perché banalmente una carbonara, una cacio e pepe. La cacio e pepe per me è food porn, ma la cacio e pepe è difficilissima perché devi avere. Innanzitutto dovete sapere che non dovete mai andare sopra i 70, gli 80 gradi con il formaggio, altrimenti vi si caglia. E poi devi avere un tipo di formaggio particolare. Una ragazza che è venuta da Roma mi ha portato un sacchetto con dentro praticamente già il preparato, il formaggio e il pepe, no? E sai che era macinato talmente fine che io ho detto, caspita, io con quella, per esempio, l'ho preparato in modo molto semplice. Quindi una cosa che ho capito è che anche la macinatura del formaggio, se è troppo grossa, ti rende più difficile la mantecatura. Però, per esempio, la cacio e pepe, che è formata da tre ingredienti, sostanzialmente la pasta, il formaggio, il pecorino e il pepe, è una delle più difficili da fare proprio perché devi saper gestire il formaggio, no? Quindi non farlo cagliare, ma lasciarlo cremoso. Per esempio, per me, ecco, un tonnarelli cacio e pepe di quelli cremosi è food porn. Certo. Ma scusa Sonia, dovevo chiederti all'inizio, mi sono dimenticato. Tu sei più da dolce o da salato? Allora, ti devo dire che se c'è un dolce che a me fa tanta gola, io potrei saltare il pasto per mangiarlo se dovessi scegliere. Col tempo, però, con l'età, adesso siamo un po' alla pari, ti devo dire, perché il dolce non è che mi è passato, cioè mi piace sempre il dolce, però ci sono tante cose salate, come quando ti preparano una focaccia o una pizza bella calda e te la mettono lì, come fai a dir di no? Cioè, capito? Quindi ci sono tante preparazioni salate che adesso stanno un po' prendendo il sopravvento, quindi adesso sono un po' bilanciate, però io comunque adoro i dolci, adoro anche prepararli perché poi alla fine sono quelli un po' più difficili, i dolci lievitati sono quelli che ti danno un po' più da fare e sai, poi una volta con i salati è sempre più semplice perché una volta che sai gestire le carni, i pesci, sai quelle quattro cose che servono a cucinare, la tecnica, la pasticceria è sempre un po' più complessa, quindi è quella che ti dà un po' più soddisfazione, però io al dolce non dico mai di no. Sono anche molto critica però, per esempio nei ristoranti io noto in Italia che il dolce è sempre trascurato, magari ti fanno un pranzo o una cena fantastica sul salato, anche elaborata, anche sul dolce no, ma anche perché tanti ristoratori non hanno il pasticcere a parte, no? E quindi magari sono molto bravi nei salati, però poi sui dolci sono un po' così. E per me è tristissimo quando tu arrivi c'è tiramisù, panna cotta, crema catata, sai le stesse cose che vedevo io quando ero bambina praticamente. Dico, caspita, un po' di. C'è una panna cotta al frutto della passione, ci vuole poco, no? A trasformare una cosa banale in qualcosa di un po' più. Ecco, su questo in Italia facciamo ancora un po' fatica. Vabbè, comunque al Marelli questa cosa non frega perché insomma lui è per il salato, per cui è contento così. Tra l'altro, il Bene. Marelli sotto scriveva, suggeriva una domanda da farti, cioè diceva di chiederti qual è il social brunch che ti è piaciuto di più tra quelli che hai fatto. Ah, ce ne sono stati tanti, devo dire. Allora, quello che mi è piaciuto di più, cioè quello che è piaciuto di più alla gente, attenzione, è stato il Social Pride, Ah, vedi. perché si sono divertiti tutti. In quel giorno c'erano anche delle famiglie, c'erano bambini, Sì. c'erano tutti quelli che c'erano prima, più tutti i nostri Ecco, amici del Pride. diciamo una cosa a chi sta seguendo questa diretta, che praticamente dopo, boh, non so, dopo, adesso non mi viene in mente, dopo Cher come icona gay c'è Sonia Peronaschi, per cui è amatissima dal mondo LGBT, per cui insomma, a cui ha anche dedicato appunto un social brunch, per cui. Beh, ma guarda, adesso non è per
per me è talmente naturale, voglio dire, io non vedo nessun tipo di differenza in nessuna persona, però devo dire che quel social brunch in cui eravamo un po' tutti mischiati è stato quello dove tutti si sono divertiti veramente di più, è stato veramente bello. Sì, me lo Poi, ricordo. sai, ce ne sono stati tanti anche a tema, molto carini, però ho notato proprio che poi il responso della gente è stato proprio su quello, che si sono divertiti veramente tantissimo. Quindi devo dirti quello, il social brunch è stato bellissimo, poi tutto colorato, pieno di Molto palloncini. colorato, esatto, sì. Quindi sì, quello è A stato me è molto piaciuto bello. tanto anche quello dedicato ad Halloween, per esempio, che era molto bello anche quello. Per cui, insomma, è bene, infatti tanti insomma, ne Beh, ma anche quello di avevano. San Patrizio è stato Sì. veramente molto bello, perché poi la gente, quando gli dai, magari, non so, gli dici venite indossando qualcosa di verde, si scatenano, Eh no? beh, E quindi certo. dai, ecco, e poi c'erano, sai, tante cose nuove da assaggiare, da imparare, perché c'erano tante cose che venivano proprio anche dall'Irlanda, quindi è stato anche un po' diverso, ecco. Senti, Sonia, avrei un sacco di curiosità da chiederti ancora, però siccome so che tu hai una sorpresa per noi, per cui faccio veloce, veloce, dimmi se ancora, guardiamo tutti e due l'orologio, dimmi se ho ancora un po' di tempo per farti ancora due domande e poi ti lascio Sì, ma questa. anche perché io, se vuoi, mi metto intanto a cucinare qualche. Ti preparo Vai, un aperitivo veloce mentre vai. cucini. Adesso arriva anche Ok. Francesco che ci aiuta con Sì, il va bene. cellulare. Ok, perfetto. E io ti faccio vedere una ricettina molto, molto carina. Va bene. Tra l'altro, questa è una ricetta che va bene anche agli intolleranti al glutine e al latticini, perché Ah, non ci sono, perfetto. c'è né glutine e né nessun tipo di latticino all'interno. Che cosa ci hai preparato? Allora, adesso arriva Francesco di qua e ti faccio vedere. Allora, guarda, facciamo dei gamberi in questo caso. Ah, ti faccio anche vedere una cosa. Io li ho già puliti, come vedi, però volevo Sì. farti vedere magari a casa, se qualcuno non lo sa, come, ovviamente sono senza testa, come eliminare, questo si chiama carapace, Sì. è la corazza esterna. Lasciamo però l'ultima parte, questa con la codina, perché è decorativa, ok? Quindi basta togliere, eliminare tutto tranne l'ultima parte, quindi carapace, zampine, tutto. Così, guarda. Vedi? Vedo, vedo. Ok, e poi adesso questo è aperto sul dorso, però basta infilare poi alla fine qui uno stuzzicadente sul dorso e tirare via l'intestino, perché ovviamente i gamberi hanno questo intestino, questa parte nera, che assolutamente se andate da qualche parte e trovate i gamberi con l'intestino, sgridate chi li ha fatti, perché bisogna toglierlo proprio per evitare di trovare, perché è amara, capito? Quindi non ci Certo, manca niente, guarda, vedi? si Visto altera tutto il questo gusto in prelievo. sostanza, ok. Ok, quindi adesso ti faccio vedere, togliendo anche questo, quindi lasciamo la parte esterna. Intanto, se voi volete farmi comunque delle domande, fatemele pure anche tu, che io intanto ti rispondo. E adesso ti faccio vedere come li andiamo a impanare. Beh, una Ecco. domanda crudele da farti, Va scusa. bene. Ok, volevo sapere quando è stata l'ultima volta che hai bruciato l'arrosto. Allora, che ho bruciato l'arrosto non mi ricordo recentemente, però sui dolci posso dirti Dovrei che. chiederlo a Francesco, per cui, però, vabbè, Allora, ok. sui dolci devo dire che li ho bruciati diversi recentemente, perché facciamo tante prove. Prima di pubblicare una ricetta, veramente io sono molto pignola. Addirittura a volte mi porto a casa i dolci che faccio, li tengo 2 o 3 giorni in un contenitore con il tappo per vedere a quanto resistono ad essere morbidi, perché se il Ok. giorno dopo sono duri non vanno bene. Ok. Allora, io qui sto sbattendo solo dell'albume, giusto per rompere queste, vedi? Si chiamano calassi in realtà, ma giusto per renderlo più morbido, perché adesso, guarda, ci vado ad intingere i gamberi, mischio del cocco rapé, quindi della farina di cocco, a dell'amido di mais, quindi per quello che ti dicevo che è una ricetta che non contiene glutine. Certo. Quindi farina di cocco, amido di mais, questa sarà la panatura. Ah, intanto accendo anche il nostro olio, perché si deve riscaldare, e lo porto, è olio di arachide. Che è quello che diciamo brucia di meno rispetto ad altri oli nella frittura, lo porto a 170-175 gradi. Tolgo la sedia. È molto importante poi avere un termometro, perché se tu friggi qualsiasi cosa sotto i 170 gradi, l'olio è troppo debole ancora, e quindi il tuo gamberetto, qualsiasi cosa friggi, si impregna di olio. Di solito quando è basso di temperatura fa la schiuma in superficie. Quando è troppo alto tu vai a bruciare, quindi cuoci esternamente ma dentro rimane crudo.
Ok, quindi generalmente 170-175 va benissimo a friggere quasi qualsiasi cosa, a meno che non ci sia un'indicazione diversa. Io adesso prendo il mio termometro, e vi ripeto, termometro ce ne sono tantissimi di tante forme, io vi faccio vedere questo costa 10 euro, e poi andrò a intingere dentro punti gamberi quando l'olio è arrivato a temperatura. Questo ti serve anche per capire quello. Ovviamente le nonne hanno altri sistemi, tipo prendono il gambero, lo buttano dentro e vedono come va, ci buttano un po' di farina. Insomma, le nonne lo sai, no? Fanno tutto Sì, loro fanno perché di loro testa loro, hanno sì. preparazioni diverse rispetto a tanta gente. Quindi le nonne facevano un po' tutto ad occhio, insomma, e quasi sempre gli veniva tutto bene. Anche mia nonna abbastanza così, era abbastanza così. Anche Qual è se il aveva tempo di un... preparazione? Scusa Sonia. Scusa? Il tempo di preparazione qual è? Ma allora, guarda, se devi pulire i gamberi, io adesso qui ne ho pochi, ci impiegherai un quarto d'ora a pulire i gamberi e in una mezz'ora c'è tutto pronto. Io, guarda, vado a pucciare, a intingere, guarda, il gambero dentro all'albume sbattuto e poi lo vado a mettere sul cocco e nella maizena. Cocco e maizena sono stati praticamente mischiati, ok? Quindi, quando saranno pronti, anzi, li metto tutti qua, li vado tutti a friggere insieme. Adesso faccio velocemente. È un piatto molto carino. Poi c'è una salsina, è velocissima anche quella, sempre con del latte di cocco. Io ho preso poi della senape, anche lì la senape potete scegliere quelle che vi piacciono di più, perché sapete che ce ne sono veramente tante, tante varietà, da quelle più forti. A me piace molto quella di Bugione o all'antica, che hanno praticamente quella all'antica ha i semini dentro di senape, non so se sai qual è. Quella mi piace molto, anche quella di Bugione, che è quella che vado ad usare io. Le senape possono essere molto forti, sai che hanno un contenuto forte anche di aceto all'interno, oppure possono essere un po' più delicate, poi dipende anche dalla senape, dal seme di senape proprio. Quindi quello può andare un po' a gusto. Allora, ci siamo quasi. Beh, questo puoi servirlo come un antipastino, oppure veramente facendo un drink veloce. Lo prepari, lo metti lì con la tua salsina. Io dico sempre di formare delle piccole ciotoline con la senape, con la salsina che hai scelto, e di servire magari i gamberi insieme alla ciotolina ad ogni commensale, così ognuno può Certo. inserire dentro il gambero. Allora, Sonia, se tu sei d'accordo, ti faccio ancora qualche domanda mentre prepari, d'accordo? Vado? Vai. Ok. Senti, Sonia, parliamo un po' del periodo che stiamo vivendo, cioè questo periodo un po', come dire, chiaramente di grande difficoltà, ma come dire, si prospetta anche di grande difficoltà economica. Ti volevo chiedere, secondo te, quanto la tecnologia ci può essere d'aiuto? Allora, sicuramente ha salvato tante aziende che magari hanno saputo sfruttare la tecnologia, questo sì, perché magari hanno convertito il loro business su internet. Però devo dire che tante aziende si sono anche riconvertite, per esempio io so che tantissimi hanno smesso di produrre quello che producevano per magari fare, non so, disinfettanti, mascherine, cose di Ma questo nel genere. caso del food invece? E nel caso del food potrebbe essere utile, se però poi bisogna vedere se la gente gradisce questo tipo di servizio, appunto come ti dicevo, di fare per esempio dei corsi online, dei team building online. Però poi sai, dipende, perché una volta finita effettivamente la quarantena, secondo me la gente avrà voglia di tornare a fare le cose di sempre. Sempre. Quindi anche quello è un po' un terno all'otto. Diciamo che bisognava essere molto veloci 2 mesi fa a riconvertire tutto e cercare una soluzione, magari alternativa, capito? Poi non lo so, io per esempio ti dico già oggi, secondo me la gente si vede che ha voglia di star fuori, è difficile da tenere in casa di nuovo, ecco. Allora, dammi un attimo le mani e arrivo, ti faccio vedere velocemente la salsina, e intanto invece ti devo dire una cosa io, cioè che cosa ho tratto come lezione da questo lockdown. Ecco, brava. Allora, secondo me la cosa buona, positiva, è che avendo, diciamo, cambiato tutti i ritmi di vita, no? Banalmente io non facendo più eventi ho tantissimo tempo da dedicare alla cucina, però facendo anche la cucina devo dire che sono più concentrata, sono più rilassata. A me fisicamente ha fatto molto bene il fatto di rilassarmi, e devo dire che ho pensato anche molto di più
a come gestire questo tempo. E quindi ho scoperto delle cose che prima non pensavo fossero così importanti. Per esempio, io ho scoperto di nuovo che per me cucinare è la cosa più importante rispetto a tutto il resto, perché è una cosa che mi appassiona, che mi piace, più di fare un evento, più di andare fuori a parlare, più, cioè è una cosa forse che anche un po' intima, non so come dirti, no? Quindi il fatto di avere più tempo mi ha fatto riflettere sul fatto che ci sono delle cose che sono prioritarie e fondamentalmente mi sento anche meglio fisicamente, non so come dirti, proprio non dico una rinascita, però è come se questa cosa mi avesse obbligato a capire qual è la mia direzione e penso che sia stato così per tanti. Ma quindi questa cosa, come dire, provocherà Sì, così dai, degli... lo Ecco, farò ancora il social brunch, non volevo sapere preoccuparti. questo, brava, volevo sapere. Sì. Però sai, ho deciso che magari ci saranno eventi un po' più importanti, secondo me, da seguire, perché anche il resto è molto importante per me. Infatti, raccontaci un po' dimmi. Allora, adesso vi faccio vedere velocemente la salsina. Sì? Quindi senape, abbiamo detto. Ah, naturalmente se volete la ricetta su soniaperonacci.it basta che digitiate gamberoni fritti e vi viene fuori. Io qui ho la salsa, la senape di Digione, aggiungo del latte di cocco che richiama praticamente la panatura e poi aggiungo il miele. Un'altra cosa che dovete sapere sul miele, se siete appassionati, è che il miele non deve essere mai scaldato oltre 38-40 gradi perché altrimenti perde tutte le sue caratteristiche organolettiche o almeno gran parte. Quindi, se avete una ricetta dove magari dovete scaldare degli ingredienti, cercate poi per il miele di metterlo dentro a temperatura ambiente, quando gli ingredienti non sono più così caldi, altrimenti andate a rovinarlo. Questo è proprio per il gourmet. Una Quindi, io cosa vado a che volevo fissare sapere. tutti questi ingredienti. Ecco, per esempio, in questo caso, per sciogliere bene il miele, se magari è un miele un po' cristallizzato, potreste scaldare un pochino il latte di cocco. Quindi facciamo questa salsina con senape, latte di cocco e miele, che poi sarà la salsina di accompagnamento dei nostri gamberi. Ecco, basta, l'ho fatta vedere, adesso continuo pure. No, volevo solo chiederti, visto che ne parlavi un poco fa e ne hai un po' anticipato, quali potevano essere i tuoi progetti per il futuro? Cosa bolle in pentola? Ci sono delle novità? Mi hai parlato di un libro prima. Allora, sicuramente il libro, perché come ti dicevo ce l'ho in cantiere e effettivamente è un bel impegno il libro, eh. Quindi adesso sai, tutte le foto, fare un po' di ricerche, infatti sono già un paio di mesi che sto facendo ricerche perché devo capire che cosa metterci dentro, quello è sicuramente un Sì. impegno. Devo dirti che mi hanno proposto anche qualcosa di televisivo, ma come ti dicevo deve essere una cosa che mi piace. E quindi dopo tutto questo gran casino, perché adesso non se ne parla, vedremo, ma non è detto. Ok. Poi sì, sicuramente riprendere frigo, sicuramente riprendere il tutto, eventi, eccetera, eccetera, però con più parsimonia, quindi fare solo le cose che mi piace. E insomma, se si può, sai, è anche una buona cosa. Ecco, intanto sto controllando. Perché la cosa importante della frittura non è solo mettere dentro diciamo, l'ingrediente da friggere quando l'olio è a temperatura, ma poi anche mantenerla. Quindi quando andate a togliere l'ingrediente che generalmente raffredda l'olio, poi bisogna che l'olio sia di nuovo a temperatura, quindi state attenti in questa fase. Ecco. Quindi come ti dicevo, riprenderemo sicuramente tutto, però preferirei dedicarmi, come ti dicevo, alle cose che magari mi piacciono un po' di più. E ci puoi anticipare qualcosa sul libro? Allora, guarda, dopo tanti, diciamo, pensieri su cosa fare, cosa non fare, ho deciso di fare un libro che parli di ricette completamente italiane e vorrei fare un libro che parli delle ricette della tradizione, quelle che piacciono di più, quelle che sono un po' più Ok. cercate, magari anche con qualche chicca di qualche ricetta che io ho scoperto magari anche girando per l'Italia e che ho detto, mamma, ma com'è buona, ma com'è mai questa ricetta non la conoscevo, no? Quindi secondo me è un misto un po' di cose conosciute che magari però non hai mai fatto e anche di ricette nuove, sempre però della tradizione, perché secondo me la tradizione comunque vince sempre in qualcosa di nostro che abbiamo nel DNA e poi è bello comunque conoscere le ricette di tutte le regioni in Italia. Ma infatti una delle domande che dovevo farti è proprio questa: quanto ha senso parlare di Made in Italy in un periodo storico come questo?
Beh, sicuramente il Made in Italy adesso secondo me ha assolutamente senso perché in un momento di crisi la gente vuole ritornare alle origini, no? Vuole assolutamente sentirsi coccolato, sentirsi al sicuro. Quindi sicuramente quello che è la nostra origine e le nostre tradizioni sono le cose migliori. Eh sì. Io credo così. Adesso la gente ha proprio bisogno di sicurezza, quindi se tu pensi alle nostre origini, alle ricette della nonna, al comfort food italiano, io mi sento. Poi, tra l'altro, devo dire che ci sono tantissime ricette che a volte sono molto simili, ma sono in parti diverse del mondo. Ma magari cambia il ripieno, magari Certo. cambia qualche elemento, però si assomigliano molto. Le nostre girelle con l'uvetta, no? Che tanti, tanti fanno anche con la cannella, sono molto simili al cinnamon roll. Oppure tutte quelle che è praticamente la pasticceria svedese del nord. Quindi ci sono Certo. comunque tante similitudini, sia sui dolci che sui salati, devo dirti. È chiaro. Allora, A che punto mentre siamo? finisco di friggere questi, intanto mi volevo avvicinare con. Adesso li brucio, a No, proposito. non bruciarli. Abbiamo 5 minuti, non bruciare nulla, No, guarda, se abbiamo solo 5 minuti, ti preparo, guarda, questo bel piattino, così ti metto dentro i nostri gamberi, che alla fine, vedi, abbiamo chiacchierato ed è passato tutto molto velocemente. Allora, niente, ti faccio soltanto i gamberi, te li metto nel piatto, aspetta 2 minuti. E quindi, come ti dicevo, secondo me questo è un momento che ha fatto riflettere molto la gente. sì. Devo dire che tante persone hanno veramente cambiato il modo di pensare, il modo di vedere un po' anche la vita, perché poi alla fine ci siamo anche accorti veramente con tutta quella gente che aveva problemi, di quanto siamo fragili alla fine. Quindi sicuramente, insomma, io spero che, non lo so, per esempio a me ha fatto molto pensare, lo so che sembra una banalità, però quando mi dicevano non c'è più inquinamento dal satellite, non si vede più niente di rosso, è tutto azzurro, sono tornati i delfini nei porti. Cioè, mi caspita, è bastato veramente 2 mesi di fermo e la natura ha ripreso, no? Questo ti fa pensare, insomma. Certo, che poi voglio dire, questa cosa del Made in Italy nel food è un po' anche quello che capiterà secondo me, per esempio nel turismo, perlomeno che dovrebbe capitare. Ah, beh, io spero che comunque si trovino Wow. dei mezzi per aiutare soprattutto il turismo. Alla fine contingentare il distanziamento sociale, il fatto Certo. di fare qualche sacrificio, alla fine insomma lo possiamo fare tutti per aiutare anche chi ha bisogno in questo momento. Il turismo è stato uno dei settori insieme ai ristoratori appunto più toccato. Certo. Hai visto, ti piacciono? Quindi guarda, Meraviglia. gamberetto dentro la salsina e un Fantastico. aperitivo. Mamma, io non oso immaginare il profumo. Veramente. Non oso immaginare. Vabbè. Quindi se volete la ricetta su sognaperonacci.it la trovate e grazie della Gra chiacchierata e grazie a invito. te. Io ho solo un'ultima cosa da chiederti, Dimmi. una mia curiosità, ma è meglio ricevere l'Ambrogino d'oro oppure apparire sulla settimana enigmistica? È una bella battaglia, no? Io mi sono veramente tanto emozionata con l'Ambrogino perché quando ricevi comunque qualcosa dalla tua città. Poi io l'ho sempre visto come una cosa inarrivabile, ovviamente essendo di Milano, che davano soltanto a personaggi iperillustri. Per me è stato veramente emozionante quello, davvero. Più di Bene, forza anche, guarda. te lo sei meritato comunque, per cui brava, Grazie. brava, complimenti in quanto donna e in quanto bravissima sui fornelli, per cui bravissima, davvero. Grazie mille. Senti Sonia, io ti mando un abbraccio fortissimo, virtuale, e io spero che al più presto, come dire, ci si possa vedere come abbiamo fatto fino a poco tempo fa. E eccoti, niente, ti ringrazio tanto per questa bella chiacchierata perché ti sei raccontata in maniera generosa e tra l'altro ci hai anche regalato questa ricetta, Veloce, esatto, veloce. veloce veloce che ci ha fatto sognare. Peccato non essere lì con te in questo momento, però insomma ci siamo col pensiero. Ti mando un bacio super grande e grazie ancora di essere stata con noi, davvero, Grazie a te, grazie, e un bacio a tutti. grazie, Ciao, grazie. grazie, ciao, Ciao. ciao, ciao.
Grazie ancora a Sonia Peronacci per essere stata con noi. Io vi do appuntamento a questo punto al lunedì e farò per GQ Telefono Casa una chiacchierata con l'attore Lino Guanciale alle 18. Grazie tante, buon weekend. Ciao.